18, questa è la notizia che stiamo ancora dicendo, ripetendoci e celebrando in queste settimane, in questi 50 giorni di Pasqua. Una notizia straordinaria, clamorosa e che ci porta a una specie di percorso di conversione alla gioia. Perché abbiamo visto e stiamo continuando a vedere come non sia così scontato ed evidente convertirsi alla gioia. Se tutti siamo più o meno affascinati, attratti dal mistero di un Dio che muore per amore, quanto è più difficile credere e convertirsi all'idea che egli sia invece risorto e dimori nella gioia. Convertirsi alla gioia non è semplice ed è per me consolante vedere come anche gli apostoli abbiano faticato non poco per convertirsi alla risurrezione di Cristo. Il Vangelo di oggi è un po' un esempio, un modello di questa fatica e di come anche per noi a volte il cammino di fede attraverso dei momenti di grosso dubbio e di prova da superare, da affrontare, un po' come Tommaso domenica scorsa. Allora abbiamo sentito, abbiamo visto i discepoli di Emmaus nel Vangelo di Luca che tornano dopo aver incontrato Gesù, raccontano agli altri di quello che è successo e mentre ne parlano Gesù risorto appare in persona, portando la pace, portando il perdono e soffiando il dono dello Spirito sugli apostoli perché portino il perdono attorno a loro. Mi è sempre piaciuto molto questo, cioè parlare della risurrezione, testimoniare il risorto, suscita la venuta del risorto. Non so se è successo anche a voi, a me è successo di incontrare persone talmente contente, innamorate, travolte dalla presenza del risorto, da suscitare la fede, da, spianare la strada alla venuta dello Spirito. Se noi cristiani, a volte su posizioni difensive in questo momento nella Chiesa, sappiamo invece avere il coraggio, abbiamo il coraggio di ridire la gioia del risorto, di tornare all'essenziale, di dare l'annuncio, quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato, corriamo il rischio di suscitare la fede anche negli altri. Certo che è Dio che dà la fede, ma siamo noi che la raccontiamo. Allora ho sempre trovato molto bello il collegamento. Gli apostoli parlano del risorto e il risorto appare. Gli apostoli parlano, i discepoli di Emmaus parlano di quello che è successo e quello che è successo accade di nuovo. Ed è bello perché Gesù dona agli apostoli e a noi tre cose, avete sentito. Porta la pace del cuore, un cuore pacificato, che significa nonostante le gravi difficoltà che oggettivamente stiamo vivendo nel nostro mondo, avere un cuore che sa puntare all'essenziale. Sapere, avere questa lettura altra di noi stessi e della storia, che io fatico un po' ad avere. Fatico anche a vedere intorno a me. Pensate che bello in questo momento se la Chiesa, come già un po' sta facendo, ma ancora di più e meglio nelle nostre parrocchie, sapesse dare una parola di pace con un cuore pacificato. E poi è interessante perché lo Spirito Santo assiste per scrivere i famosi mille altri Vangeli di cui si diceva un po' domenica scorsa, no? con Tommaso. I Vangeli che tutti noi potremmo scrivere, siamo noi la buona notizia che Dio ha sull'umanità. E infine il Signore chiede agli apostoli pacificati di portare il perdono, che penso sia davvero una delle cose che più manca al nostro mondo, la capacità di andare oltre le fatiche, oltre i dissidi, oltre i litigi che inevitabilmente vediamo compiersi attorno a noi. Eppure succede una cosa strana, sembra tutto bene, che bello, fantastico, Gesù è arrivato, porta pace, bla 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 bla. E invece Luca dice che gli apostoli erano pieni di dubbi a causa della gioia. Cos'è sta storia? Potremmo dire troppo bello per essere vero, troppo bello per essere vero. È curioso perché la reazione degli apostoli alla presenza stessa di Gesù è il dubbio, è il dubbio. Allora io non mi spavento tanto quando ho dei dubbi. Io devo dire, ringrazio il Signore, non ho grandi dubbi dell'esistenza di Dio e né della sua venuta in mezzo a noi attraverso il Signore Gesù e nel dono dello Spirito. A volte ho dei dubbi più su di me, sull'umanità, su come abbiamo accolto oppure no questo straordinario e grande dono che il Signore ha fatto all'umanità. Però mi consola il fatto che gli apostoli stessi, presente Gesù risorto, abbiano dei dubbi. Che gli apostoli stessi abbiano
conosciuto la fatica, allora mi verrebbe da dire, sono convinto di questo, non c'è che un modo per credere, passare attraverso un dubbio, passare attraverso la fatica di dover affrontare un'obiezione. E l'obiezione l'avete sentita, troppo bello per essere vero. Se io vi dico, pensate un po', c'è un progetto di bene sull'universo, Dio ti chiede di collaborare, c'è un progetto su di te, rendi i tuoi doni una meraviglia per gli altri, il mondo non sta precipitando verso il caos ma verso la pienezza di luce, chi di noi non si alzerebbe di buon umore la domenica mattina e lunedì mattina per andare a lavorare? Allora il rischio di dire veramente troppo bello per essere vero, troppo bello per essere vero, ma è davvero così? Dove sono i gesti della risurrezione? Dove sono gli avamposti del regno di Dio che è già in mezzo a noi? Gesù è destinato ad essere un grande uomo, un profeta, ma comunque perso nel passato, ma comunque che stentiamo a tenere vivo. Pensate quante volte ancora nei decenni recenti i sociologi hanno decretato sociologicamente la morte della religione, del cristianesimo, eppure noi siamo ancora qui a parlare del Nazareno. No, io non credo che sia troppo bello per essere vero. E a noi, come a un Giovanni Battista dubbioso, qualche settimana fa, un mesetto fa, ero a Maccheronte con alcuni pellegrini, fa impressione questa rocca nel nulla, questi resti su una collina, pensare che lì, a picco, sulla valle del Giordano, sia stato ucciso il più grande dei profeti. E mi ha appassionato, mi appassiona questo grandissimo uomo che manda a dire a Gesù, ma sei tu o dobbiamo aspettare qualcun altro? Anche per Giovanni Battista è troppo bello per essere vero. E Gesù risponde, andate a dire a Giovanni, i ciechi vedono, i sordi odono, agli umili è annunciata la buona novella. Siamo chiamati in questi 50 giorni di Pasqua a scovare i segni della presenza del Signore. Siamo chiamati a ritrovare i segni della presenza del risorto là dove viviamo, ricordandoci sempre che il Signore affida a noi, chiede a noi di essere Suoi testimoni. Come vedremo fra qualche settimana con l'Ascensione, fra il tempo della venuta di Gesù, il tempo del suo ritorno e il tempo nostro, dei discepoli, della Chiesa, di questa fragile Chiesa, ci tengo a sottolinearlo. Bene ha detto, e sono d'accordo con Papa Benedetto durante il Giovedì Santo, questo ultra-ottuagenario che davanti alle tante spinte intestine anche nella Chiesa di insoddisfazione, di ribellione, dice non è con lo scisma che si converte il cuore, non è con la rivoluzione che si cambia la vita. Quante rivoluzioni ci sono state nella storia degli uomini, ma è con la conversione profonda, la conversione al risorto. Ecco allora amici, il Signore ci dona lo Spirito, ci permette di vivere nel perdono, ci dona un cuore pacificato, perché noi siamo i testimoni del risorto per gli uomini d'oggi. Allora anche noi potremo, raccontando le meraviglie del Signore, suscitare la gioia e la conversione, parlando del risorto, il risorto appare alle persone che abbiamo intorno. Buona settimana, questa terza settimana di Pasqua, questa progressiva conversione alla gioia, e se anche a volte ci viene da dire, leggendo il Vangelo, ascoltando la parola del Signore, è troppo bello per essere vero, ci diciamo no, è proprio vero, il Signore è risorto e abita in mezzo a noi. Buona settimana a tutti. Benissimo.